può leggere, ma non è che potete non guardarvi, non guardarti, non guardarli, o come si dice. Ok, quindi adesso questa dinamica è come un work café, che quello che ce l'abbiamo 5 tavole, sì? E bisogna di avere in ogni tavola bisogna di avere un anfitrione. Anfitrione. Sì? Quindi queste anfitrione o questa anfitriona rimane è fisso? Shh, un momentino. Questa anfitrione rimane fisso e gli altri possono cambiare. Sì? Ah, devono. Devono. Quindi andiamo a fare tre round, sì, ma la ultima round sarà un po' più piccola di tempo, sì? Quindi la prima come 20 minuti, la seconda un altri come 20 minuti e la ultima come 5 minuti, solo per raccogliere se c'è qualcuna idea di più e per sistemare. Sì? Quindi la nostra grande domanda per questo caffè è: quali sono i fattori più importanti per la partecipazione in Puglia? Sì? In Puglia, sì? In questa regione, quali sono i fattori più importanti? Quindi solo ce l'abbiamo una stessa domanda per le tre round, sì? Una stessa domanda per le tre round, ma in ogni tavola si parla solo degli fattori di questa tavola. Quindi, qua che sono i tecnologici, solo parlano dei fattori tecnologici. Sì? Adesso non sviluppiamo degli scenari. Sì? No, solo parliamo di che cosa sono, che fattori sono importanti. Sai, per esempio, qua, sociopolitici, forse uno è il ruolo del comune della città, e un altro è l'estato delle associazioni, degli movimenti, non so, o altre, sì? Ma non parliamo come stanno le organizzazioni, no, questo no, solo dobbiamo scegliere quale il fattore, non parlare di come stanno. Si capisce? Sì? Quindi ogni anfitrione o anfitriona si è consapevole che la gente sta parlando, che non so, che qua iniziano a parlare, no, perché il comune della mia città fa questo, no, il mio fa questo. No. No. Adesso solo vogliamo capire chi sono, sì? Quindi alla fine, in ogni round, per favore un poco di attenzione, perché sennò non abbiamo tempo. In ogni round, alla prima sì. Potete fare, non so, un brainstorming e poi scegliete, parlare un po', ok, ma questo fattore, io penso che lo dobbiamo scrivere così, che è meglio, le politiche, ma, sai? E alla fine, prima di
prima di finire ogni round, io passerò con un cartellone che dice 3 minuti, sì? Quindi tipo valletta, sì? Quindi quando io passo con questo cartellone è l'inizio per un po' capire con la gente quale di tutte queste che hanno parlato, quali sono le più importanti, sì? E alla fine della terza round, ogni host, ogni anfitrione o anfitriona devi avere clarità, con chiarezza, con 4 o 5, sì? 4, 5, massimo 5, 4 o 5 fattori molto importanti per la parte vinculato con la partecipazione de nostra tavola, sì? Quindi alla fine il risultato che dobbiamo avere è questo. Sì? Tutto capito? Quindi iniziamo con la prima round. È lo stesso quando io faccio così, significa che finisce. Quindi per favore, la gente che siete anfitrioni, quando aiutarmi, sì? Quando sentite questo, non è che lo sentite, ci muove, ma stiamo finendo le ultime parole, ok, tu stai parlando, termina e poi ce ne andiamo a un'altra, sì? Capito? Ok, quindi questa ronda iniziale abbiamo 20 minuti, sì? Il tempo inizia adesso. Quindi noi dobbiamo, perché lei non c'era all'inizio, noi dobbiamo fare, ci sono queste 5 grandi scatole, ok? All'interno di queste, che sono i 5 tavoli, in quello tecnologico dobbiamo capire quali sono fattori, i 4-5 fattori più importanti. Okay? Sì. Quindi che innovazione. Sono... Sì, le aziende che... sì, ma vinculati sulla partecipazione, quindi possono essere... Possono essere lo sviluppo di tecnologie per la connessione tra persone. Lo sviluppo delle tecnologie per la consulta. Quindi immaginate che ci sono delle tecnologie per la democrazia partecipata, che tu puoi con ogni legge, ogni votare direttamente con una votazione online. Mm-hmm. Sì, questo possono essere democrazia diretta. Sì, quindi sviluppo di tecnologie per la partecipazione, che possono influenzare. Sì, lo spostamento della tecnologia per la partecipazione. Ma che altre cose? Una famiglia, no? Ma tipo in Puglia c'è Finanza il mio futuro, che è partecipativo, cioè la cittadinanza finanzia un progetto lì con internet. Anche per esempio questo di la privatizzazione della connessionista, sì? Questo può essere non solo vinculato alla partecipazione, se non c'è parli di anche copyright, copyleft, queste cose lì. È tecnologico, dici? Sì. Rapportato però in Puglia, quindi ci dobbiamo limitare comunque alla sfera pugliese.
perché sì, quel copyleft o il copyright, cioè il copyleft funziona come ovunque, però il copyleft... Però influenza pure la... Comunque ambientale sono fattori globali, ma per esempio può anche avere qualcuno che è un livello europeo, ma che lo sviluppo del posto livello europeo è molto collegato alla sai, per esempio con la politica è un esempio molto chiaro che sono le politiche europee, se sono molte politiche europee destinate alla partecipazione, questo può essere, può essere, sì. Quindi non so se la tecnologia, ma questo può essere anche relazionato con le imprese. Anche ecco, tipo la... anche gli spazi. Possiamo prendere qui, è un work affair, no? Di effetti. Di collaborazione tecnologica delle aziende locali, quindi tu metti insieme ragazzi che non hanno nulla, che partecipano alla creazione di cose tecnologiche, eccetera, eccetera. Ti vedo perfetta. Io per esempio sto pensando, legato alla partecipazione, lo sviluppo ad esempio di dei programmini nei cellulari, delle app che permettono una connessione molto veloce. E vabbè, ti vedo sui WhatsApp, perché sono in Italia. Può essere una cosa... Però tu non pensare adesso, fantastica, tra 20 anni che sarà diventato WhatsApp? Che come può in qualche modo... La Puglia fa parte dell'Italia, fa parte del mondo, quindi ovviamente quali sono quei fattori in generale che ci saranno anche in Puglia, capito? Quindi non solo della Puglia, ci sono alcune cose appunto tipo ambientali che è relativo solo alla Puglia, però... Ci sono la tecnologia ormai, la rapidità che c'è, la tecnologia che c'è in Puglia è la tecnologia che c'è in Norvegia, capito? Quindi noi dobbiamo pensare a questa cosa. In qualche modo influenzerà la Puglia. Devi pensare esattamente al contrario, non devi pensare che quello comunque, perché tu lo puoi... Forse poi lo dobbiamo mettere tutto in una parola. Come lo suddivido? Sì.
più degli anni secoli scorsi, e questo affligge secondo me la parte di questo. Essere importanti per ciao possono essere importanti per la partecipazione, quindi cioè, i cambiamenti climatici intesi come difficoltà, cioè come anche paura, anche quindi. Sì, e secondo me è anche legato al discorso che facevi tu sul cibo, perché anche...
No. Puoi partecipare a quel punto, no? Tu hai sempre l'informazione, tu hai delle informazioni in più che ti permettono di eventualmente agire, sì. E quindi partecipare. Per quanto riguarda invece lo sviluppo tecnologico, in che senso? Cioè, pensando ai cittadini, quanto investono nella tecnologia? Cioè, che senso c'è? Al contrario, partecipazione per tecnologia, tecnologia per no, tecnologia per partecipazione, partecipazione alla tecnologia. Contrario, cambiamo. E siamo, cioè, come i cittadini, le persone pugliesi spingono verso il mondo delle tecnologie, per, partecipano alla tecnologia. Hai capito cosa vuol dire? Sì. Esatto. Abbiamo 6 minuti, quindi affrontiamo un No, sto pensando che però questo non è tanto il tema, perché in questo modo tu me la giri che l'obiettivo è la tecnologia, quando noi vogliamo sapere i fattori più importanti per la partecipazione attraverso la tecnologia, cioè non dobbiamo, non c'è investimento, allora, democrazia diretta, però quello fa più parte dell'ambito sì. economico. Ah, ok, no, perché capito? Lì c'è la figlia proprio questa cosa, cioè la cosa dell'investimento però è più la parte economica, no? E lì c'è la tecnologia, ma tutto questo non mi sembra che non mi potesse anche per certe cose, perché no? Cioè nel senso, in realtà avere una visione, una visione dall'alto di noi macchinette, però poi dopo questo a me personalmente mi permette di formulare delle nuove idee, dei nuovi scenari per poi calarmi nella quotidianità, perché sono sempre connesse le due cose, cioè il macro e il micro sono connesse, quindi andare molto avanti mi permette poi di agire con No, mi ricorda anche il piccolo io, il grande io. Siccome ci stiamo parlando di controllare, monitorare, partecipazione, persone che comunicano, quindi videocamere, contenuti, informazioni associate a quello che vedi. C'è sempre qualcuno però sopra che prende anche a livello sanitario, no? Se pensiamo a livello sanitario è sempre questa parola controllo ha un doppio taglio. Certo. Senti, a democrazia diretta, questa secondo me influenza molto la partecipazione, cioè una tecnologia che diventa abbastanza affidabile da poter esercitare la propria, che ne so, diritto di voto, quello che è, direttamente, su qualsiasi argomento, più feedback. Certo. Per il fatto, stavo pensando alla sanità, che spesso non associamo, eppure è un fattore fondamentale, cioè... Al fattore che è bello immaginare tra 20 anni che io posso tra virgolette mettere il feedback, però che in maniera più immediata, perché ora è proprio lento, della prestazione medica. Cioè perché io non devo sapere che c'è un medico che ha il 100% dei casi, 90 che sono andati bene, 10 no, e c'è un medico che risponde bene su BlaBlaCar, che tu dici se questo se il servizio ti è piaciuto o meno, però molto più... Sì, ma anche per... Quello che dici tu della votazione, lo fanno democrazia diretta, parte, sì, cioè, sì, in Olanda forse. In Germania, i pirati, ci sono diverse piattaforme che già lo permettono, però pensiamo all'evoluzione di questo e comunque come potrebbe influire poi sulla partecipazione. Che è un po' quello che stavano dicendo stamani, oggi a pranzo, qualcuno stava parlando di questa metodologia che utilizzano alcuni comuni, si chiama Open Bilancio, sì. E quindi come ci sono delle piattaforme su internet dove in diretta più o meno vengono messi i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Siamo un domani, no? Sulla realtà aumentata, tu stai camminando, esatto. E ti arriva, guarda, stiamo decidendo questa cosa, tu puoi avere accesso a tutte le informazioni immediatamente, esatto. E decidere. Sì, è vero. Arrivi qui in America per votare, per prendere le decisioni in maniera partecipata, proprio con una tecnologia che è un telecomandino, sì. Cioè 2000 persone, lì l'hanno fatto con 20.000 persone, mi sa che hanno fatto il telecomandino, che tu dici sì, no, rispetto ai piani decisionali, però non mi ricordo come. Credo che però rientra tutto un po' nel concetto di democrazia diretta, cioè che tu, qualsiasi decisione sia non è più rappresentata, cioè non la prende più qualcuno per te, per delega, ma la prendi tu in prima persona.
questo è partecipazione. Sì, che ovviamente questo che cosa è sempre, per me è molto legato a questa cosa del controllo, cioè tanto io devo dare tutti i miei dati, devo dare, cioè, per poter votare, per sapere, certo, attraverso il telefonino. Sai chi è? Beh, però questo la tecnologia lo potrebbe superare in qualche modo. Sì, con l'impronta digitale, che è ancora peggio. Non è più un voto segreto. No, potrebbe uscire una tecnologia, cioè fantastichiamo, diciamo che sicuramente tra 30, 50 anni, quant'era questa cartella? Ma forse è uscita una tecnologia che permette il voto segreto, ma forse in un domani non ci sarà più bisogno del voto segreto. Cioè, a che cosa serve il voto segreto? Per non essere controllato. Ora sono tutti politicamente dichiarati perché non c'è più una persecuzione politica. Esatto, cioè riuscire. Però c'è il controllo mafioso, no? Ma infatti questo può essere un metodo per andare oltre il controllo mafioso. Cioè, il fatto che sia tutto chiaro, limpido. Cioè, per me una buona tecnologia può portare ad una tale chiarezza che non c'è più ciò che sta sotto, no? Cioè, e qui nel sud Italia in particolar modo è uno dei grandi problemi, quindi in realtà una tecnologia del genere permetterebbe una reale partecipazione senza offuscamenti. E lì però è più, non è tanto il discorso di offuscamenti quanto di se tu mi dai la certezza che hai votato, certo, per me, io ti do 100 euro. Ok, ma senza anche paura di ritorsioni. Senza paura di ritorsioni. Quindi ci vuole una segretezza, un sistema che garantisca la segretezza e che in qualche modo garantisca. Ci saranno più le 100 euro, quindi se mi fai una donazione, dedichiamo comunque perché c'è il controllo elettronico dei conti. In realtà, esatto, più è così. E se abbiamo il contatto per la partecipazione in Puglia? Fuori dalla Puglia. Ha avuto un'idea, ma noi ce ne stiamo andando. Io voglio lasciare la tecnologia. La potrai sviluppare. Scrivitela qui, appunto, della sezione. Sì, non la perdere, perché secondo me è una cosa importante. Trollo. Sei sicura? Hai delle idee? No, zero, vorrei capirci qualcosa. No, perché non ne devi capire niente, va benissimo. Ok, cambiamo la nostra tavola e prima di iniziare giusto per la gente che non è abituata a lavorare con il World Café, solo all'inizio ogni anfitrione o anfitriona fa un piccolo riassunto di quello che è stato detto, sì? Qui abbiamo parlato di questi fattori, questo e altro, e poi mettiamo sulla conversazione, sì? Quindi 20 minuti, così il tempo inizia. Allora, sempre aperto. In questa fase io dico a loro un po' quello che ci siamo detti. Sì. Dobbiamo fare un passo in avanti. Sì, e no, parlate un po' di si vanno bene questi e se ce l'avete un'altra idea. E quando io vengo con questo cartellone di 4 minuti, sì, e tratate di capire quali sono i più importanti, sì? Ma e nell'ultimo round tu con la gente scegli, nell'ultimo round con le informazioni che tu gli dici con la nuova gente, tu gli dici ok, abbiamo parlato di questo, di questo, di questo, e la gente pensa che queste sono più importanti. Quindi nell'ultimo si fa proprio. Sì, ma è buono per te e anche per il processo sapere per loro chi sono i più importanti. Ok, grazie.
grazie. Grazie a te. È stato un piacere. Sì. Quindi ci sentiamo, sì sì, in questi giorni. Grazie mille. Buon lavoro per tutti. Grazie. Grazie a te. Comunque è una cosa che già esiste, il fatto che secondo me è importante, il fatto che si può prenotare da casa oppure in farmacia le visite mediche senza fare le file al CUS. È un modo di, secondo me è importante per il cittadino che eviti di fare le file al CUS, cioè è una partecipazione, secondo me è un servizio che... Sì, un servizio. No? Teniamo presente. Cioè, rivolta a cosa è la tecnologia? No, dobbiamo tenere presente partecipazione intesa come gruppi di persone. Il fattore non è l'incontro, favorire l'incontro, vuol dire il processo di organizzare incontri. E quindi no, uno spazio aperto pubblico, ok, favorisce questo, il legame l'ho visto. No, non so se è giusto scriverlo così. Ma noi abbiamo fatto un brainstorming e quindi è bello, abbiamo buttato tutte le idee. Adesso dobbiamo, ad esempio, questa riflessione. No, mi chiedo se è corretto scrivere la parola incontro oppure non so come. Se ti viene qualche in mente una cosa che stiamo vedendo più adatta, dilla. Altri fattori sociali. Psicosociali. Psicosociali. Il genere, l'abbiamo citato, però non abbiamo proprio scritto genere, come l'abbiamo scritto? Stiamo da queste parti. Sì, perché in realtà l'abbiamo... Non lo riesco a leggere a testa in giù, che c'è scritto? Superamento di stereotipi e pregiudizi nei riguardi di culture, genere, però lo possiamo scrivere. Cultura, noi c'è spazio. Non solo genere, no? Perché anche, appunto... Genere, orientamento sessuale... Vabbè, quello è il genere, no? No, il genere è maschio o femmina. LGBT. No, LGBT. È comunque sì. No, è che anche quelli culturali, tutte le differenze possono favorire e sfavorire, secondo di come la poni. Differenze di genere. Ok, ci sei, là ci sei. Non è anche quella appunto di... Certo. Magari puntiamo su quelle che sono. Io arrivando da fuori a Cede, per me orientamento sessuale. Io l'ho visto okay. Molto. Sto? Allora, chi c'ha più culo? No, se uno è un. E ci sei, l'hai detto ora, no? Cioè io voglio dire, se io sono giusto secondo certe la cultura locale, quindi uomo anziché donna di preferenza, in salute anziché malato, no.
ma sì, ma in Puglia oggi nei meno male che ti possiamo parlare. No, soltanto dei. E te lo sto dicendo, sono messi, sono questi. Ok, quindi genere. Sono... Sì. Il rango è generale, nel senso il rango sociale. Età, salute. Ok, non discuto se è positivo. Tra uomo e donna l'abbiamo detto per primo e ci sta. Un discorso che rompe anche, il fattore di rottura è tra la malattia. Professione. Eh sì, il rango sociale, l'appartenenza sociale. Beh, però tu puoi provenire da una famiglia benestante, però che il contadino non sei benestante. No, non c'è la scala mobile, si è fermata la scala mobile sociale. No, io se sei figlio di notaio, probabilmente farai il notaio. Se sei figlio di contadino, no, farai con ogni probabilità il contadino. Cioè, sei fermato questo. Che sei inceppata la scala. Il contadino può diventare presidente della Repubblica. Sì, però ci sono delle eccezioni. Qual è il presidente della Repubblica? Cioè, stai in... Allora, vorrei un attimo rifocalizzare, no? E dire quali sono i fattori più importanti per la partecipazione in Puglia. Psicosociali, potrei aggiungere. Quali sono i psicosociali più importanti per la partecipazione in Puglia? E quindi, per me sono questi. Se io... Salute, nazionalità e professione, okay. Come fattori. Sì. Il mio ragionamento è questo: se io sono precario, la pancia vuota, la mattina andare a trovarmi lavoro, vivere la partecipazione, io non c'ho tempo di tempo, perché certo. Non mi riempie la pancia. Quindi diciamo che il benessere è legato alla partecipazione. Sei. No, il contrario, no, la partecipazione è benessere. Sì, sono collegati, nel senso. Sì, ma io le invento. Poi tutto sommato, bene, se io vivo in una situazione almeno temporanea di benessere, vuol dire che posso prendermi cura di me, ho un tempo. Per partecipare a qualunque cosa. Direi una cosa fondamentale. Sì. Quindi il benessere influisce senz'altro. Il benessere psicofisico si influisce. E da che cosa è dato il benessere allora? E sono questi. Il benessere. Da questo. Beh, no, questo è per la mentalità. Se vado in un posto come qui, che è pieno di quello diventa un handicap. Se invece sei un posto dove la prima è senza dare fastidio a nessuno, passo con la mia sedia a rotelle, entro e esco mi pare, a bassa soglia, non mi rompe allora, le balle, nessuno non vivo lei. Procediamo per grado. Il benessere è dato da. Mettiamo salute. Perché sono due differenti. Allora, una cosa è okay. Il benessere come sì, ecco. E l'altra cosa è come è la mentalità. E la mentalità. Quindi diciamo, allora mettiamo. Benessere dato da qua i fattori personali e poi qui mettiamo i fattori sociali. Esatto, cioè sono entrambi importanti, che influenzano. Esatto, allora per il personale, la salute. La salute, l'economia. Può essere anche.
quello è il problema di essere donna. Però probabilmente un fattore differente, cioè vai giù nella seconda parte. Cioè, dipende, io ho detto 5 figli, non ho detto sono una madre, ma sono figlia, se ho 5 figli, e tu si lo fai pensare. Perché se tendenzialmente sono basta della casa, la mentalità. Perché tendenzialmente sono basta già, non ci sono tanti papà che ti tengono. Esatto, ma perché questo è legato alla mentalità pugliese, che sono le donne che devono stare. Sono cascata, ma è vero, ecco, ci sei cascata, è vero, è l'integrazione, ho detto che questo è, no, non ti sto dicendo, cioè, è giustissimo. Per esempio, no? Io non le considero, perché sono colate di cemento più abeti e dove c'è la biodiversità, dove c'è natura lì. Ma forse cioè, è anche capire come fai a stimolare la partecipazione, no? Quali sono i fattori ambientali per la partecipazione? Ma noi ci stiamo incartando. Sì, no, infatti anche secondo me il fatto dell'istruzione, non possiamo scrivere tipo istruzione, cioè, o educazione, non è un fattore ambientale, non è un fattore ambientale. Cioè, lì siamo in un altro piano. Un fattore ambientale può essere veramente...
un fattore ambientale in Puglia che, no? Che può attivare la partecipazione. È questo che ci viene richiesto. C'è qualcosa che proviene dall'ambiente. Sì, sì. Che cambia questa è la morfologia del territorio. La, cioè io me la immagino, cioè un fattore ambientale me lo immagino più così. Secondo me ci siamo ma io non avevo capito che bisognava vederlo da qui a 50 anni questo fattore temporale. Però devi pensare a un fattore che cambiando cambia è importante per il cambiamento della un fattore ambientale che cambia che ti porta alla partecipazione un fattore ambientale che ti porta alla partecipazione che stimola la partecipazione quindi la morte di tutti gli ulivi. Scusate, mi vengono solo le catastrofi. La xylella fastidiosa. L'inquinamento è quindi... Però quello è già sulla crisi ambientale. Quindi sì, in questo senso adesso lo vedo. Che si alza. Sì, ma... Non solo quello, nei pozzi si trova acqua salata. Quello che viene dalla natura che potrebbe portare alla partecipazione alla crisi. Cosa può cambiare in positivo? Alcune politiche, alcune politiche sociali o ambientali o di informazione di... Molte volte questi fattori tecnologici possono essere un po' più difficili, sai perché? Quindi se qua solo abbiamo due fattori importanti va bene, sai, non è perché adesso quello che stiamo facendo è capire quello che vogliamo fare, capire la metodologia e questa tappa noi facciamo un'altra cosa per capire quali sono i fattori importanti, noi anche parliamo con la gente esperta, sai, che ci può dire queste e queste, facciamo un'altra cosa che domani alla fine io vi dico un po' di più, quindi se adesso ce l'abbiamo due non bisogniamo di la nostra testa, perché quello che io voglio è che sapete che cosa facciamo adesso dobbiamo capire quali sono i fattori per domani fare lo scenario, si capisce più o meno? Può essere ricerca, sviluppo, innovazione, questo è un fattore? Ricerca, sviluppo, innovazione vinculata alla partecipazione, no? Come, sì, ma sarebbe, io penso, come l'investimento, come società che si fa, sì? Okay. L'investimento, e poi qua, se questo fattore lo scegliamo, possiamo dire, ok, com'è la ricerca? Nel nostro scenario, quando abbiamo i due fattori e immaginate che questi due fattori, uno è ambientale e l'altro politico, sì? In questo scenario diremo, ok, e qua com'è l'investimento? L'investimento qua non è molto poco perché non c'è soldi, no. Ah, ok, in queste c'è molto investimento. L'investimento lo fanno così. Chi investe? Investe degli cittadini o l'investimento è pubblico o è privato? Chi lo dà? Lo danno le imprese, sì? Tutto questo lo facciamo nello scenario, sì? Ok. Non
niente, dobbiamo dire, dei grossi contenitori, tipo per lo sviluppo dei laboratori universitari. C'è la partecipazione? Sì, perché magari tutti i cittadini possono essere al corrente di quello che avviene attraverso i ricercatori pugliesi. Quindi per la ricerca universitaria in Puglia, penso. Ultima round! Deve ingegnare per far sì che tutti cambio! Essere sempre al corrente, al passo. Cambio! Cavolo, c'ho voglio andare. Cambio! E prima di iniziare, ok, ok, a ver, scusate, adesso questa round è molto piccolina, sì? Solo 5 minuti, quindi questa round non è che iniziamo a pensare di più fattori. In questa round la anfitriona o l'anfitrione presenta le cose che si hanno detto e scegliete gli fattori più importanti. Quindi allo massimo 4-5. Ma può essere che in una tavola ci sono solo due importanti, no? Va bene, sì? Di più, può essere 2, 3, 4, allo sumo, allo massimo 5. E solo 5 minuti, sì? Ok, il tempo inizia. L'ambiente, la tutela dell'ambiente, non lo so. Abbiamo pensato alla votazione online, no? La votazione democrazia diretta, quello è uno. Quindi la tecnologia deve mettersi al servizio della. Thank you.
su un'economia rurale e prima. Per finire, bisogno di un aiuto con gli anfitrioni. E ce l'abbiamo 1, 2, 3, 4 gruppi che hanno finito. Sì? Voi avete? Stiamo scrivendo. Ah, ma ok. No, non... Abbiamo scelto. Ok, quindi. Ok, adesso un po'. Ehi! Per favore. Silenzio. Sì? Che se avete bisogno di scrivere, lo potete scrivere un po' dopo, ok? Solo per chiudere, perché è quasi mezza, sì? Quindi adesso, per favore, ogni anfitrione
che leggi i fattori per tutti quanti per capire chi sono, sì? Quindi iniziamo di là con i fattori ambientali. Potete... Ah, scusate, il micro, sì? Con i fattori ambientali, quali sono? Sono crisi ambientale, di... I fattori ambientali sono la crisi ambientale, la presenza di spazi verdi protetti e condivisi, la salutogenesi legata all'ambiente, la biodiversità e l'agricoltura naturale messi insieme, perché l'uno non può prescindere dall'altro. Ok, bravissime. E adesso il fattore psicosociali. I fattori psicosociali, la crisi e il benessere, li abbiamo messi insieme anche se sono contrapposti, la cultura e i valori, la cooperazione, l'apertura mentale e l'inclusione. E ok, grazie mille. Abbiamo qua i fattori tecnologici. Allora, abbiamo pensato alla possibilità di votare online, quindi allo sviluppo di una democrazia diretta, poi allo sviluppo della promozione territoriale visto in ambito antropologico e a uno sviluppo della tutela dell'ambiente dal punto di vista comunitario. Ok. E ce l'abbiamo qua, i sociopolitici. Qui sono. Allora, primo delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, sottintendendo quindi anche tutte le politiche e la coerenza d'azione tra i diversi livelli, se c'è okay. conflitto o meno. La capacità di fare rete di tutte le componenti della società, quindi imprese, associazioni datoriali di categoria, sindacati, terzo settore, associazionismo, eccetera. Okay. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, di trasporto e le infrastrutture, i fattori anagrafici e demografici, e della popolazione ovviamente, e la presenza di spazi e contenitori idonei a favorizzazione. Ok, benissimo. E gli ultimi sono economici. Allora, la crisi economica, i finanziamenti pubblici, cioè regione, Europa e finanziamenti locali, i finanziamenti privati, e cioè l'autofinanziamento, il microcredito e crowdfunding, e l'economia sostenibile, partecipata e consapevole, e cioè microeconomia come i gas, le cooperative, la filiera corta, altre forme di economia come il baratto, il dono, lo scambio e l'economia rurale. Ok, un applauso. Ok, quindi abbiamo fatto, io penso, un bellissimo lavoro, e io ho bisogno di portare tutte queste fattori per domani, sì? Quindi i fattori li potete mettere qua, e gli ultimi 2 minuti per chiudere, chiudiamo tutti quanti in un cerchio là. Quindi lasciate... Domani lo possiamo fare. Ma lo sai che per te altro. Domani lo facciamo per il Natale. Lo facciamo al mattino. Oh, là. Vabbè, insegniamolo domattina e poi lo facciamo domani. Sì. Lo sai che quest'estate all'incontro della Rive, che è la rete dei sì. villaggi, ho fatto per te con 500 persone? 4, 3 cerchi. Wow. Giusto l'ultimo minuto. Quindi questo maestro, facciamo una cosina, questo è meglio che il, ok,
Ok, quindi questo solo un ultimo minuto per chiudere. Io sempre penso che è importante iniziare e chiudere, sì, perché quello che facciamo quando lavoriamo con la gente è una cosa molto importante, quindi dobbiamo fare così le cose, come prendere cura di questo. Quindi questa sera, questo pomeriggio, penso che abbiamo lavorato molto con la testa, no? Abbiamo fatto il bellissimo succo di frutti, di boschi. E questo è il nostro risultato, che è un bellissimo risultato, sì? E come abbiamo fatto, abbiamo parlato di tutto questo, della complessità, l'incertezza, la complessità e l'incertezza, e abbiamo anche un bisogno di sostegno, sì? Quindi adesso andiamo a fare un piccolo sostegno gruppale, sì? Che con le mani, facciamo così, e poi queste dedo, come si chiama? Il pollice, lo mettiamo sulla sinistra, come il cuore che sta sulla sinistra, sì? E poi separiamo le mani e cerchiamo una mano, no questa prima, no, la seguente, sì? Qua e qua, così? Ce l'avete? Sì? Forse bisogna di mettere un po' così, sì? Ok? E poi così con molta cura facciamo così, sì? Facciamo le mani così, la rilassiamo, sì? E niente, prima sentiamo un po'. Sentiamo un po' com'è questo, il gruppo, sì? Del cerchio. E adesso sentiamo un po' di sostegno, no? La complessità, perché abbiamo detto che questa mattina abbiamo detto che nel domini complessi si vogliono la partecipazione, no? Quindi questa è una complessità e siamo un gruppo che partecipa, e adesso per sostenere e tra noi, quello che facciamo è lasciamo un po' cadere e apriamo, sì, così, forse dobbiamo, così, sì, cerchiamo molto bene, cerchiamo, sì, cerchiamo, forse abbiamo bisogno di un po' di più spazio, sì, forse sì. Ok. Un po' di sentire un po' questa sostegna, sì, il gruppo. Qualcuna volta si sente molto il sostegno, qualcuna volta no tanto, no? Ok. E giusto finiamo con questa sensazione, sì, quindi possiamo rimanere così, perché il sostegno a volte è difficile, no? Ma a volte è anche gustoso. Quindi domani mattino alle 9:30 tedesco, sì? E alle vole per chi vuole aiutare o prendere un caffè, sì? E inizieremo già come a costruire questo scenario, e per il pomeriggio facciamo le proposte, sì? Tutto questo mondo delle proposte, che è bellissimo, bellissimo, sì? Quindi facciamo così, forte. Fino a stamattina. A domani. A domani. Le monetine sono quelle che contribuiranno alla festa di domani. Ok.